È ancora in corso da più di un anno, è da più di un anno che ogni youtuber di One Piece ne parla e teorizza la sua conclusione. Ma come finirà, secondo me, il terzo atto di Wano? Ciao a tutti ragazzi, io sono Marra e benvenuti in Mera Mera. Oggi, come avete capito dal titolo, dalla copertina e anche dall'introduzione, parliamo del terzo atto di Wano, più in particolare di come potrebbe finire. Prima di cominciare con il video però vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale perché soltanto il 25% di chi guarda i video di Mera Mera è iscritto. Non mi va neanche più di parlare di cosa facciamo su questo canale, 3 video a settimana, già lo sapete, iscrivetevi, mi raccomando. E come seconda cosa vi ricordo di entrare sul gruppo Telegram Colosseo di Mera Mera. Trovate il link in descrizione, gruppo molto utile per leggere i capitoli, gli spoiler e tenersi aggiornati sui video nel canale. Detto questo, direi che possiamo cominciare con il video vero e proprio. Prima di parlare della fine del terzo atto, è giusto inquadrare per bene che cosa sono gli atti di Wano e cosa dovrebbero rappresentare, dato che in questo canale ancora non è stato fatto. Intanto c'è da dire che Wano è ispirato al teatro Kabuki, uno stile di teatro molto molto famoso e soprattutto tradizionale del Giappone. Questo teatro Kabuki divide in genere le sue opere in 5 atti diversi, atti che poi sono appunto stati ripresi nella saga di Wano. Elenchiamo un attimo questi atti. Il primo si chiama Jo ed è una lenta apertura che serve a introdurre i personaggi principali. Il secondo si chiama Ha, ed è la parte che velocizza un po' la storia per portare un momento di tragedia o comunque un momento drammatico. Il terzo atto è un atto dedicato quasi esclusivamente alle battaglie, e il quarto atto, che è nuovamente chiamato Ha, esattamente come il secondo, è un atto in cui la storia viene velocizzata per portare a un altro momento drammatico. Il quinto atto si chiama Q ed è una veloce e soddisfacente conclusione della storia. Oggi però noi ci soffermiamo sul terzo atto e sul suo finale, quindi l'atto che è ancora in corso al momento a Wano. C'è ancora un'altra cosa da fare però, prima di teorizzare la fine del terzo atto, andare ad analizzare quelli che sono stati gli atti veri e propri di Wano. Il primo, come abbiamo detto, dovrebbe essere una lenta apertura che ci introduca ai personaggi principali, cosa che è successa, perché il primo atto comprende dall'arrivo a Wano, quindi da Luffy che conosce Otama, la verità sui Foderi Rossi, fino a quando Luffy viene incarcerato. Infatti, il primo atto si conclude con Luffy e Kid nella stessa cella. Inoltre, subito dopo questo primo atto, abbiamo un interludio che non fa parte né del primo atto né del secondo, questo è da chiarire, che riguarda Gecko Moria. Quindi qualcosa che non c'entra assolutamente con Wano. Come probabilmente sapete, Gecko Moria va nell'isola di Barbanera e Barbanera propone all'ex flottaro ormai di entrare nella sua ciurma. Secondo atto. Il secondo atto, come abbiamo detto prima, dovrebbe essere un atto che velocizza un po' il tutto, ed effettivamente così succede. Infatti abbiamo anche i primi scontri dei Mugiwara. Comunque sia, questo atto inizia facendoci conoscere Komurasaki e finisce con Big Mom e Kaido alleati e Orochi che riceve un messaggio dalla sua spia, messaggio che gli andrà a indicare dove i Foderi Rossi salperanno per andare a Onigashima. Anche qui, subito dopo questo atto, tra il secondo e il terzo, abbiamo un interludio che non fa parte, ripeto, né del secondo né del terzo atto. Questo interludio riguarda il Reverie, più particolare in realtà quello che succede dopo il Reverie, quindi tutto quello che riguarda il misterioso fatto riguardante Sabo, Barba Nera che inizia a muoversi, Alabasta, queste cose qua molto misteriose. L'interludio è proprio questo. Terzo atto inizia con la storia di Oden. Finita la storia di Oden, il terzo atto poi continua vedendo le battaglie di Onigashima. E come abbiamo detto prima, il terzo atto dovrebbe essere proprio dedicato alle battaglie. Quindi, come finirà questo terzo atto? Ragazzi, molto semplice. Questo terzo atto è dedicato alle battaglie e finirà molto semplicemente quando anche l'ultima battaglia che si sta vedendo in questo momento tra Luffy contro Kaido finirà molto semplicemente, ma non quando finirà Onigashima, e adesso ne parliamo più precisamente.
Secondo me il terzo atto finirà con la sconfitta di Kaido e subito dopo con la morte di Orochi. Secondo me in questa saga specifica ci sta che Kaido venga sconfitto prima ancora della morte di un villain secondario, esattamente come Orochi. Perché questo? Semplicemente perché Komurasaki di solito è colei che chiude gli app. Di solito questa cosa viene fatta quando Komurasaki, Iori, diciamo così, non è nella scena che effettivamente chiude l'atto. Però per il terzo atto, che è un atto così lungo, che dura più di un anno, ci potrebbe stare che venga concluso da Iori proprio da una sua azione, tra l'altro. Quindi, come si concluderà il terzo atto secondo me? Sconfitta di Kaido e dopo il taglio della testa di Orochi da parte di Iori. Comunque sia, una cosa che avverrà sicuramente, che sarà proprio Iori a chiudere il terzo atto, perché anche tutti gli altri atti è stato così. E in più lei, come abbiamo letto anche nel commento al capitolo scorso, in questo momento ha la maschera. Maschera che effettivamente scandalizza un po' Orochi, perché vorrebbe fargliela togliere, però se ce l'ha è proprio perché a livello narrativo, secondo me, deve concludersi questo atto. Perché prima però ho specificato che il terzo atto finirà con la sconfitta di Kaido, ma non con la fine di Onigashima? Perché in realtà abbiamo questo quarto atto vero e proprio. Il quarto atto non è un finale, il finale è nel quinto atto. Nel quarto comunque abbiamo un sacco di avvenimenti che dovrebbero avvenire velocemente. Quindi secondo me il quarto atto sarà dedicato a concludere le cose che la guerra ha portato. E non parlo di fare un banchetto, perché secondo me il classico banchetto di fine saga avverrà nel quinto atto. Parlo proprio di scacciare la CP0, il governo mondiale, da Wano, chiarire il mistero di Zunisha e magari anche quello del frutto di cui parlano i Gorosei. Queste sono le cose da chiarire, perché se Onigashima finisce, se Kaido va giù, abbiamo ancora queste cose giganti che sono il governo mondiale e Zunisha, e secondo me il quarto atto sarà dedicato principalmente a quello e magari anche a far atterrare l'isola di Onigashima. Visto che stiamo parlando del terzo atto e del suo finale, c'è da dire una cosa. Tra il primo e il secondo atto abbiamo un interludio, e tra il secondo e il terzo atto ne abbiamo un altro. Andando nello specifico, tra il primo e il secondo atto c'è l'interludio riguardante Gekkomoria, e tra il secondo e il terzo atto c'è l'interludio riguardante il Reverie. Quindi, secondo me, se Oda effettivamente continuerà a seguire il pattern che si è dato da solo, anche alla fine del terzo atto, quindi tra il terzo e il quarto, avremo un interludio. Cosa riguarderà questo interludio? La butto lì, potrebbe riguardare Shanks. Se vi ricordate, l'anno scorso, il primo gennaio del 2021, Oda scrisse una lettera dicendo che il Rosso avrebbe fatto la sua mossa durante quest'anno, cosa che non è avvenuta. Oda non ha rispettato la promessa, evidentemente, però molti l'hanno letta con il fatto che tra poco uscirà il film Red, che a quanto pare riguarderà molto Shanks, e quindi magari Oda intendeva quello. Però magari Oda all'inizio del 2021 pensava di finire, di concludere il terzo atto appunto nel 2021, entro la fine del 2021. E dato che molto probabilmente avremo un interludio, questo mi fa pensare che l'interludio sarà dedicato a ciò che Shanks ha detto ai Gorosei, dato che comunque il colloquio è finito in linea temporale, perché i Gorosei adesso si stanno occupando di tutt'altro. Però può essere che vedremo anche dove deciderà di andare Shanks. Comunque in questi mesi Oda ci ha anche rivelato i nomi di tutta la sua ciurma, ha fatto un po' di specifiche su questo personaggio, e chissà, magari vedremo proprio Shanks, esattamente come ha fatto Barbanera nell'interludio tra il secondo e il terzo atto, decidere di muoversi, di andare a qualche parte, e magari in futuro vedremo questi due finalmente scontrarsi. Ricapitolando ragazzi, in questo video ho voluto dire sia la fine del terzo atto che l'interludio che secondo me ci sarà tra il terzo e il quarto atto. Inoltre, se vedremo un flashback di Kaido, questa proprio bonus, vorrei vederlo nel quarto atto, quindi una volta che Kaido è stato già sconfitto. Questa potrebbe interessarmi. Inoltre, un'altra cosa che non ho detto, nel quarto atto potremmo vedere finalmente il Rod Poneglyph e magari scoprire anche cosa c'è scritto. Questa è anche una cosa
di cui tutti si sono dimenticati. C'è un Rod Ponegriff a Onigashima e dobbiamo vederlo assolutamente. Ragazzi, mi raccomando, questa volta ci tengo, fatemi sapere cosa ne pensate di quello che ho detto e anche secondo voi come si chiuderà il terzo atto e magari tra quanti capitoli. Tra quanti capitoli il terzo atto verrà concluso. Scrivetelo perché magari ci azzeccate e avete la prova qua nei commenti. Detto questo, ragazzi, grazie mille per aver visto questo video. Io sono Marra, ci vediamo venerdì con il commento del capitolo 1042 di One Piece. Ciao ragazzi, ci vediamo.